scaduti i termini per la presentazione delle liste, ci sono i nomi dei protagonisti delle elezioni del 10 giugno, 7 comuni a rinnovo. Domenica i cittadini di Verbania e Cossogno sono chiamati alle urne per il referendum sulla fusione. Le Iene in Valestrona hanno pizzicato il senatore Enrico Montani, al centro del servizio ancora la questione Verbania 1959. Dopo la prima andata deserta, seconda asta per Villa Faraggiana a Meina, prestigiosa dimora in disuso. I migranti non rappresentano una minaccia per la nostra salute e per il sistema sanitario, così gli esperti in un convegno dedicato a Vogogna. Albano e Alessandro Cecchi Paone a Verbania al Grand Hotel Majestic in occasione di un incontro pubblico dedicato ai tumori femminili. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale, le elezioni comunali del prossimo 10 giugno. Oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. Sono 7 comuni del nostro territorio che vanno a rinnovo amministrativo. Partiamo dall'Ossola perché Villa d'Ossola è il comune più popoloso che va alle urne. In valle ci sono anche Calasca Castiglione e Bognanco. 7 candidati sindaco in campo per amministrare 3 comuni dell'Ossola. A un mese dal voto nei centri di Villa d'Ossola, Calasca Castiglione e Bognanco si delinea la sfida del 10 giugno. Oggi la commissione elettorale ha esaminato le liste di simboli presentati nei 3 comuni e stabilito per sorteggio la posizione sulle schede. A Villa d'Ossola, il centro più importante chiamato al voto, saranno 5.947 gli elettori. In corsa 3 liste, quella dell'ex capogruppo di minoranza Bruno Toscani, quella con a capo l'ex vice sindaco Marcello Perugini e la terza di Sebastiano Mandica. A Villa si esce da 10 anni di amministrazione di centrosinistra con una città in crisi dopo l'addio dell'industria e con tante aree dismesse ancora inutilizzate. Sulla scheda sarà questo l'ordine, primo Toscani, secondo Perugini, terzo Mandica. A Calasca Castiglione la sfida è a 2. Ci sarà l'attuale sindaco, l'avvocato Silvia Tipaldi, che ha il secondo mandato dopo essere stata eletta nel maggio 2013. Lo sfidante è Michele Bruno, ex carabiniere ora in pensione, che già era stato candidato 5 anni fa. Tipaldi allora vinse con un minimo scarto di 4 voti, 197 contro 193. Nel piccolo paese anzaschino, il 10 giugno andranno a votare 621 elettori. Sulla scheda la lista 1 è Tipaldi, la 2 è Bruno. Poi Bognanco, dove si vota in anticipo di un anno poiché il sindaco Remigio Mancini è stato sfiduciato. Nel paese delle 100 cascate voteranno 237 persone, chiamate ad esprimere fiducia a 2 candidati. Si tratta di Mauro Valentini, già in passato sindaco per 5 anni, e dello sfidante Sebastiano Danilo Failla. L'estrazione ha visto Valentini lista 1 e Failla lista 2. E sono 2 le liste in lizza alle elezioni comunali di Gignese. Il sindaco uscente Giuseppe Donofrio si ricandida alla guida della sua lista La Vita in Comune. L'altro candidato è Luigi Motta, capo della lista Il Nostro Mondo. 3 i candidati a Miasino, Giorgio Cadei per Noi con Voi, Armando Beltrami per la lista a servizio della comunità ed Enrico Verri, portacolori del Movimento Nazionalista Socialista dei Lavoratori. Cittadini alle urne anche ad Ameno e a Cesara. E questa domenica i cittadini di Cossogno e Verbania sono chiamati al voto per il referendum sulla fusione. Questa domenica 13 maggio si vota per il referendum consultivo sulla proposta di fusione del comune di Cossogno in Verbania. Potranno votare i residenti nei 2 comuni alla data del 13 aprile, che hanno compiuto 18 anni alla data del referendum, presentandosi al seggio con un valido documento di riconoscimento. Urne aperte dalle ore 8 alle 22, negli stessi luoghi delle ultime elezioni politiche a Verbania, solo in municipio a Cossogno. I cittadini verbanesi iscritti nelle liste elettorali potranno verificare l'ubicazione della sezione elettorale di appartenenza indicata sul frontespizio della tessera elettorale. I cittadini di Verbania non iscritti nelle liste elettorali e solo per questo tipo di elezione si dovranno recare alle urne presso la sezione numero 1 della scuola elementare Guglielmazzi di Pallanza. I seggi in città in totale sono 17. Le scuole rimarranno regolarmente aperte. La domanda presente sulla scheda sarà: siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del comune di Cossogno nel comune di Verbania, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130 della legge 7 aprile 2014, numero 56?
Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio elettorale. Per la validità della consultazione è necessario il raggiungimento del quorum, che in ambo i comuni rappresenta il 50% più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche. Erano stati 17.591 a Verbania, il quorum è dunque 8.796, e 398 a Cossogno, il quorum è di 200 votanti. Il senatore Enrico Montani, preda delle Iene, ieri sera a Strona dopo un incontro con gli amministratori locali dedicato alle strade. Gli inviati di Mediaset hanno puntato i riflettori ancora sulla vicenda Verbania 1959. Nuovo incontro ravvicinato tra le Iene e il senatore Enrico Montani, accaduto nella serata di ieri in Valle Strona. L'inviato della trasmissione televisiva delle reti Mediaset ha intercettato il leghista che stava lasciando il municipio di Valstrona dopo una riunione sulla condizione delle strade del nostro territorio. Montani ha cercato di evitare le domande rivolte dall'intervistatore, tutte ricollegate alla questione Verbania 1959. In effetti, già anni addietro, quando Montani era presidente della società calcistica, era stato protagonista di alcuni servizi delle Iene a causa dei suoi debiti accumulati con il Verbania 1959. In Valle Strona la questione si è risolta in pochi istanti. Il senatore infatti è salito immediatamente sulla sua macchina e una volta caricato Alberto Preioni, sindaco di Borgo Mezzavalle, è andato via seminando l'inviato di Mediaset. A difendere Montani ci hanno pensato anche gli altri sindaci leghisti che con lui avevano partecipato alla riunione, su tutti Paolo Marchesa Grandi e Luca Capotosti. Fate servizi sulle nostre strade, parlate di cose serie, hanno chiosato i due sindaci valligiani rivolgendosi alla troupe delle Iene. Il senatore Montani è stato pizzicato, dicevamo, dopo una riunione dedicata allo stato delle strade locali. Sentiamo allora cosa è emerso. Un piano Marshall per salvare le strade della nostra provincia, ecco quanto richiesto dai sindaci leghisti del Cusio e non solo alla regione Piemonte. I primi cittadini della Valle Strona e delle Quarne hanno esposto le criticità viabilistiche inerenti ai loro territori. Presso il comune di Valstrona la presenza del senatore Enrico Montani. Il parlamentare leghista si è fatto carico del grido d'allarme e si è preso l'impegno di fare da tramite con il Ministero dell'Ambiente e con la regione. La frana sulla strada provinciale delle Quarne è stata l'ultima in ordine di tempo e proprio da quella si è partiti con l'analisi. Abbiamo sinceramente rischiato una strage, ha sottolineato Carlo Quaretta, sindaco di Quarnasopra. Chiediamo a gran voce un intervento della regione come accaduto a Re. I 700 abitanti delle Quarne non sono di serie B e devono viaggiare in sicurezza sulla strada che li conduce a casa. Alla provincia non possiamo rimproverare nulla da novembre ad oggi, ha aggiunto Paolo Gromme di Quarnasotto. Con quel poco a disposizione è riuscita a darci una mano asfaltando un tratto di 2 chilometri nei due paesi. Chi non si è mai visto è l'ente regione. Una proposta di protesta contro il vicepresidente regionale Aldo Reschigni e contro la sua giunta è arrivata da Paolo Marchesa Grandi, sindaco di Loreglia. La regione deve riconoscere al VCO i suoi canoni idrici che valgono 18 milioni all'anno, ha affermato. Se le risorse non arrivano è giunto il momento di invadere con le fasce tricolori Piazza Castello a Torino e di restare lì fino a quando Reschigni e Chiamparino non ci daranno risposte. A tirare le file è stato direttamente Montani, supportato anche dall'ex senatore Walter Zanetta e dal sindaco leghista di Borgo Mezzavalle Alberto Preioni. Il VCO deve fare squadra perché a Torino non sanno nemmeno chi siamo, ha chiosato. Qualcuno si stupisce della volontà di passare in Lombardia, ma ricordo che alla provincia di Sondrio la regione lombarda versa tutti i canoni idrici. Il prossimo 31 maggio incontrerò il nuovo governatore della Lombardia insieme ai consiglieri provinciali per iniziare ad intavolare il discorso. Il VCO è in grave sofferenza, le strade ne sono la testimonianza e ora che qualcuno si faccia avanti per aiutarlo. Villa Faragiana Main ancora all'asta, dopo la prima presso il Tribunale di Verbania andata deserta, ce ne sarà ora una seconda.
È finita all'asta la fastosa villa faragiana di Meina, dimora costruita nella prima metà dell'Ottocento dalla famosa famiglia novarese. Dopo la cessione da parte dell'Istituto Palazzolo di Brescia, che ne gestiva una residenza per anziani, ora è nel declino un tempo inimmaginabile. Se n'era interessato persino l'ex cavaliere Silvio Berlusconi prima che acquistasse Villa Campari. All'ex premier la villa piaceva, però non aveva darsena lago e non poteva fruire della riservatezza che offre Villa Campari. Infatti la faragiana si espone senza ostacoli sulla statale 33 del Sempione. La sua valutazione iniziale era di 20 milioni di euro, tanto pensavano di introitare i proprietari. Un'agenzia immobiliare estera l'aveva trattata anche con il magnate russo Abramovic, ma le vicissitudini del presidente del Chelsea lo hanno poi portato altrove. Dopo le tre ville sul lago di Como era diventata una dimora appetitosa anche per George Clooney. La villa è di proprietà di una immobiliare denominata Villa Faragiana e ha sede a Latina, nel Lazio. Cinque soci l'avevano rilevata dall'Istituto Palazzolo per 6.500.000 euro. Con il tempo due soci si sono defilati, gli altri tre hanno dovuto accollarsi le loro quote. Intanto la villa scendeva ad una valutazione intorno ai 9 milioni di euro. Arabi, svizzeri, persino una nota compagnia assicurativa si era interessata per farne un centro di formazione e congressi tra Piemonte, Lombardia e Svizzera. 20 camere tra le due dépendance sulla collina e la portineria dove alloggiavano le religiose. Un salone centrale che ha un dipinto sul soffitto, che era una meraviglia, era perché le piogge che filtrano dal tetto lo stanno rovinando inesorabilmente. Un panorama dalla facciata principale sul Basso Verbano che non ha uguali. La prima asta al Tribunale di Verbania per una base intorno ai 6 milioni e mezzo è andata deserta. Ce ne sarà una seconda di poco inferiore ai 6 milioni. Avrà maggior fortuna? La salute dei migranti è il titolo del convegno dedicato alla medicina dei migranti che si è tenuto oggi al Castello Visconteo di Vogogna. Per noi c'era Vincenzo Amato. La salute dei migranti è un problema che riguarda chi viene dall'estero, i profughi, chiamiamoli così per facilità di comprensione, ma riguarda anche noi. In tutti gli aspetti la salute dei migranti, anche sotto l'aspetto legislativo. Perché questo convegno, dottor Ardizzi? Ma ci è sembrato giusto organizzare questo convegno perché appunto il problema migranti è un problema epocale che deve essere non solo subito ma affrontato, però nel giusto modo. E siccome il problema salute è spesso affrontato con notizie non vere, magari diffuse anche ad arte per altri fini, ci è sembrato giusto organizzare un convegno dove gli esperti ci fornissero la realtà e lo stato dell'arte della salute del migrante. Dottoressa Mondo, dobbiamo aver paura di chi viene dall'estero? Magari già perché ha la pelle diversa dalla nostra. No, assolutamente non dobbiamo avere paura, non sono persone portatrici di malattie, sono portatori di culture diverse, di atteggiamenti diversi, di bisogni di salute che possono essere diversi, ma che il nostro servizio sanitario è in grado di affrontare. I numeri, le dimissioni, le schede di morte, le schede di ricovero, le malattie infettive ci dicono che assolutamente la paura è l'ultima delle cose che dobbiamo avere. Possiamo avere curiosità, voglia di capire, ma non paura. Dal punto di vista sanitario, come medici, voi quale patologie vi trovate a riscontrare? Ma patologie in realtà sugli uomini adulti, infortuni sul lavoro, perché purtroppo dove c'è lavoro nero molto spesso ci sono infortuni anche gravissimi sul lavoro. Sulle donne più che patologie, diciamo necessità di assistenza sanitaria, soprattutto legata all'età fertile, che sono la maggior parte delle donne sono appunto in età fertile e quindi gravidanze, periodo post gravidanza, eventualmente interruzione alla gravidanza, con questo grande lavoro per cercare di aiutarle a pianificare la loro famiglia, la loro storia riproduttiva al pari delle donne italiane. Ecco, quali sono i problemi che bisogna affrontare, che la nostra società deve affrontare quando si trova di fronte a dei migranti, regolari o irregolari? Hanno gli stessi diritti nostri? Ci sono delle diversità? Beh, purtroppo ci sono delle diversità. Quello che è che ricordiamoci che la nostra è una repubblica dove il diritto alla salute è un diritto riconosciuto a tutti gli individui. Ci sono delle norme che per fortuna tentano di equiparare il cittadino extracomunitario irregolare al soggetto italiano, pur con dei grossi limiti. Albano e Alessandro Cecchi Paone a Verbania, al Grand Hotel Majestic, per un incontro pubblico dedicato ai tumori femminili. I relatori hanno ricordato anche il loro maestro, il professor Umberto Veronesi.
Carrisi al Grand Hotel Majestic di Verbania Pallanza, ospite di Salute e Vita, incontro con le donne, promosso da Eurama, un momento informativo pubblico moderato dal giornalista Alessandro Cecchi Paone, dedicato ai tumori femminili e in particolare al carcinoma alla mammella, tra prevenzione, chirurgia ricostruttiva e familiarità. Così il cantautore pugliese ha spiegato la sua presenza. Perché è un dovere? Oltre a un atto di curiosità, che bisogna informarsi su tutto ciò che succede intorno a te, dall'A alla Z. 37.000 i nuovi casi all'anno in Italia di neoplasia al seno e la diagnosi precoce aiuta a guarire, perché se l'incidenza della malattia negli ultimi anni è aumentata vertiginosamente, la mortalità è diminuita, le cure sempre più personalizzate sono efficaci. Non è la singola scoperta che risolve il problema, ma l'insieme delle cose che sono state capite anno dopo anno, mese dopo mese, che combinate insieme ci porteranno a curare, come già avviene, tutti i tipi di tumore e poi a guarirli finalmente tutti insieme. E poi tanta prevenzione in termini di stili di vita, via il fumo, via le cattive abitudini alimentari, via la sedentarietà. E a proposito di prevenzione a tavola, ai nostri microfoni si è parlato anche degli effetti anticancro del consumo di una quantità moderata di vino rosso e della passione di Albano per i suoi vigneti. Cominciato a imbottigliare nel 1973 per una scommessa che avevo con mio padre, perché io me ne scappavo dalla campagna e dissi: però un giorno ritornerò e farò in questa terra una cantina e avrà il tuo nome. Nell'ultima parte dell'incontro l'attenzione è stata proprio sull'alimentazione, tra verità e bugie. Le uova fanno male al fegato. È una verità o una bugia? È una bugia. Oppure se hai freddo e stai a sciare, ci sono 20 gradi sotto zero, prenditi un grappino. Sbagliatissimo, bugia. Sbagliatissimo. Meglio perché, il vino rosso di Albano. Perché vasodilata, e quindi quando esci dal bar e hai preso il grappino, hai più freddo di prima. Ed ora un altro momento a Verbania dedicato alla salute della donna, sempre aperto al pubblico, che si terrà però la prossima settimana presso Villa Caramora. L'Istituto Oxologico Italiano è impegnato nella diagnosi e nella cura, ma anche nella prevenzione. Le parole che curano, ciclo di incontri aperti al pubblico in Villa Caramora a Verbania, vuole andare proprio in questa direzione. Usare le parole dello star bene, ma anche parole che sfatino i miti, parole che quindi facciano cultura della salute. Sono anche parole di incontro, i presenti possono interloquire direttamente con i medici per chiedere suggerimenti, esporre dubbi, fare domande. Il primo appuntamento è dedicato alle donne con il dottor Sergio Del Piano, mammografista, e con il dottor Borroni, ginecologo e senologo. Perché se non partiamo dall'informazione per la prevenzione, poi il passo successivo diventa difficile. Quindi questo è uno degli incontri che sono stati organizzati per la prevenzione di tutte le patologie ginecologiche e anche senologiche. L'incontro a Villa Caramora sarà mercoledì 16 maggio alle ore 18 con ingresso libero. Nella sede verbanese di Auxologico, peraltro, recente l'attivazione di servizi dedicati alle donne. Dal mese di gennaio sono state avviate un servizio di ginecologia e ostetricia completo per quanto riguarda l'attività ambulatoriale e per quanto riguarda tutta la diagnostica ginecologica, ecografica ed ostetrica. In questi mesi sono stati avviati questi servizi basilari importantissimi, con coinvolgimento anche dell'unità senologica per quanto riguarda la radiologia. È stata avviata una piccola unità di senologia col dottor Del Piano, nella quale si fa prevenzione mammaria, mammografie, con l'integrazione ginecologo-radiologico. Torna domenica alle 14 il Sasso nello Stagno, si è parlato del caso Moro con lo scrittore Riccardo Ferrigato. Moro non doveva morire, questo è stato il titolo della puntata del Sasso nello Stagno di questa settimana, nella quale abbiamo avuto ospite lo scrittore Riccardo Ferrigato, che appunto ha dedicato a questo tema un titolo, Non doveva morire, come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro. Ferrigato, perché Paolo VI si impegnò tanto per tentare di salvare Aldo Moro? Beh, per tanti motivi. Innanzitutto perché era un uomo innocente che rischiava la vita e alla fine, lo sappiamo, purtroppo morì.
E poi in maniera particolare perché era un suo amico da 40 anni, era un suo amico da quando Moro era soltanto uno studente universitario, e i due si erano seguiti nei ruoli reciproci e durante tutto il loro percorso, condividendo anche una parte di percorso. Chiaro, amici di questo tipo non escono e non vanno in osteria insieme, però si avvicinano, sono vicini, si consigliano. E soprattutto hanno molto in comune, hanno la passione per la politica, la grande spiritualità religiosa e un'idea di futuro che tengono insieme. Ecco. A differenza di altri che, date le condizioni, lasciarono in qualche modo Moro morire, certo, possiamo dirlo, preoccupandosi forse più del fatto che non fosse loro responsabilità e che la responsabilità fosse addossata ad altri, Montini cercò in tutti i modi e attraverso grandissime difficoltà invece di salvare Aldo Moro. E come lo fece è appunto raccontato in questo libro. Grazie. Voltiamo pagina. Un migliaio di partecipanti ieri a Verbania per la Color Run. Sentiamo Teresa Cioffi. Verbania si è colorata di mille sfumature, così come i partecipanti della primissima edizione della Color Run, una gara podistica un po' particolare organizzata dal GSI del VCO. Su un percorso lungo 5 km i partecipanti durante la corsa sono stati sorpresi e colorati. 6 le stazioni e diverse le tinte, partenza da Lido di Suna, arrivo a Villa Maglioni e ad aspettare i variopinti concorrenti tanta musica e una merenda. È stata inoltre regalata una bustina di colore a ciascun partecipante. A partecipare a questa manifestazione oltre 1000 persone, ragazzi, genitori, persone di ogni età, ecco. Ma perché portare a Verbania una manifestazione di questo genere? La manifestazione è stata fatta grazie al bilancio partecipato del Comune di Verbania e noi come CSI abbiamo contribuito con un'iniziativa che ormai ha preso piede un po' in tutta Italia, ma in tutto il mondo, perché portare a Verbania questa iniziativa e cercare di coinvolgere tutti i ragazzi dalle scuole materne, perché abbiamo avuto anche dei bambini dalle scuole materne fino alle scuole superiori. Ecco, un successo. Sicuramente è un successo. Speriamo di poterlo ripetere perché quest'anno c'era un bel contributo e questa manifestazione costa, però piace, quindi speriamo che possa avere un futuro. È una giornata completamente voluta dai ragazzi, quindi per questo è particolarmente importante e interessante, un momento di grande socialità e quindi quello che conta, ma anche di partecipazione alla vita della città stessa. È la prima esperienza della Color Run, bellissima, bellissima, è andata bene, mi aspettavo che fosse più dura, però ci abbiamo fatta tutti, ho visto molta gente coinvolta, è stato divertente. Cosa significa partecipare alla Color Run per voi? Correre, divertirsi e diventare multicolore. Ecco, siete coloratissime, ma quanto vi siete divertite? Un sacco. Ed ora il canottaggio con 60 punti e la canottieri Porto Ceresio a festeggiare al termine dell'interregionale di Cannero, che ha visti impegnati 150 equipaggi e 17 società iscritte. Con 60 punti è stata la canottieri Porto Ceresio a festeggiare al termine della gara interregionale di Cannero, cui hanno partecipato 150 equipaggi in rappresentanza di 17 società, e ad alzare così al cielo il trofeo Amministrazione Comunale di Cannero Riviera, assieme al trofeo Vittorio Brizzo dedicato alla categoria Iole. Il club sportivo Urania, staccato di 4 sole lunghezze in classifica, ha portato a casa il trofeo Luigi e Gianni Minoretti, mentre è andato al Germignaga il trofeo Arnaldo Barassi. Lo Sport Club Renese ha invece messo le mani sul trofeo Nini Bisaccia, dedicato alla categoria Elba. Per il club sportivo Urania, affermazione del duo di coppia femminile Bavazzano Volante e Timonati da Fossa, di Alan Bergamo, Timonato da Cuneo, nel singolo juniores, di Laria Bavazzano nel singolo junior, di Bergamo Nicolini nel duo di coppia juniores e nel duo di coppia cadette con Dio Guardi e Arro. Germinaga ha trionfato nell'Elba Cadetti con Luca Piazza, nel duo di punta senior con Papa, Turchetti e Orizzi Timoniere, nei 4 di coppia senior con Salvini, De Maddalena, Porcella e Verità, e nel duo di coppia allievi con Baggio Giolini e Caru. Lo Sport Club Renese ha primeggiato nell'Elba Ragazze con Chiara Bioccati, nell'Elba Cadette con Beatrice Luvini e nell'Elba Lieve con Aurora Spirito, oltre che nei due di coppia junior con Luvini e Bioccati. Falco Rupe Nesso d'Oro nel 4 di coppia Ragazzi,
nel due di coppia ragazzi. Aurora Blevio ha firmato il due di coppia veterani con Pizzotti e Guarnieri, timonate da Bonacchi, e la due di coppia senior con Pizzotti e Gilardoni. Vittorie Cerro Sportiva nel singolo juniores e nel due di coppia allievi con Andrea e Marco Frigo. Aldo Meda cima sugli scudi nell'Elba Cadetti. Michele Spinelli si è imposto nel singolo senior con i colori della Canottieri Osteno. Arolo sul più alto gradino del podio nell'Elba Ragazzi, Porto Ceresio nel due di coppia cadetti. Canottieri Pallanza da applausi nel due di punta junior con Donghi e Sottocornola, timonati da Motta. Cannobbio leader nell'Elba allievi con Joel Pellegrini e Cannero a segno nel due di coppia allieve con Tipaldi e Carmine. È tutto, grazie per essere stati con noi. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Buona domenica.